Inizia male il cammino della Virtus Ariano nel campionato di basket femminile di Serie B. La neonata squadra del Tricolle impatta malamente contro una delle squadre favorite alla vittoria finale del campionato, la Don Bosco Napoli, formazione costruita appunto per vincere senza troppi misteri il campionato. Una partita segnata sin dalle prime battute, quando si è intuito che la consistenza delle ospiti era davvero notevole rispetto a quella della compagine di casa. Calandrelli, al suo debutto come head coach, ha cercato di ovviare agli evidenti limiti mostrati dalle sue giocatrici, ruotando in continuazione le protagoniste sul parquet, anche se con scarsi risultati. Il gap di quasi 15 punti, registratosi alla fine del primo quarto, aveva già dato un'idea precisa su quello che sarebbe stato l'esito del match. A giocare un brutto tiro alle giovanissime ragazze che formano la squadra del Tricolle, il debutto davanti al pubblico di casa che si sa mette sempre addosso una certa emozione, ma anche la forza della squadra avversaria apparsa una spanna al di sopra degli arianesi. Nonostante tutto, in alcuni sprazzi la formazione di casa è riuscita ad entrare negli schemi provati in settimana e richiesti insistentemente da Calandrelli. E quando il gioco è riuscito, si è avuta anche la sensazione che elementi su cui lavorare ci sono e come. Certamente non è il caso di drammatizzare dopo un KO al debutto, peraltro contro una delle favorite per la vittoria finale, ma occorre metterci più testa da parte delle protagoniste in mezzo al campo per non ripetere errori evitabili che hanno determinato poi il risultato così pesante per l'Ariano, 71 a 42 per le partenopee. Ripartire dagli errori per non ripeterli più e recuperare un po' di tranquillità a livello mentale sono gli obiettivi di coach Valentina Calandrelli ai nostri microfoni alla fine della gara. Che cosa salvare di questa serata? Guarda, secondo me il problema non sono gli altri, siamo noi, perché se nelle difficoltà, invece di fare quello che lavoriamo durante la settimana, ognuno vuole fare un'invenzione, questo fa sì che noi perdiamo di 30 punti le partite. Sicuramente loro sono una squadra che, come già hanno dichiarato, sono attrezzate per salire, ma io penso che oggi si è dimostrato che se si mette un po' di pressione e se su 10 volte fanno 2 volte quello che io chiedo di fare, neanche 10, 2, forse iniziamo a giocare a pallacanestro. Purtroppo oggi non abbiamo giocato a pallacanestro. Ogni giovane, quando inizia un percorso, la cosa su cui più deve lavorare è la testa. E io credo che se loro riescono a diventare più forti mentalmente, a non vivere le partite con l'ansia che hanno dimostrato oggi, io credo che loro possono giocare a pallacanestro, perché sono giovani, ma sono anche dei prospetti. Non sono state scelte così a caso, sono state scelte seguendo e rispettando i budget della società che comunque è voluta ripartire nonostante le mille difficoltà, però sono state scelte in una prospettiva futura, quindi è d'obbligo che loro migliorino.